seduzione della fotografia è il bianco e nero, è il colore, no? È il formato, la texture della fotografia stessa seduce. Oggi l'atto più seducente del mondo è fotografare. Yes, 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 yes. This way, this way. Great, beautiful. I can't see you all. Yes, 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 yes. Feel like you're holding me. I can't see you all. Io amo la moda, a me piacciono i vestiti. Molti ragazzi ti chiedono, no? Ah, ma io vorrei fare il fotografo di moda così, no? Ma a te piacciono i vestiti? Vestiti? Ma quali vestiti? No, ma la moda sono i vestiti. Sì, certo, anche la donna, ma se ti piace solo la donna, fotografa le donne, ma non fotografa la moda. I like this one because it makes sense with the shoes. Il suo anellino nel... Mi piace. Ti piace? Sì. Sì, vero, ci stanno. Avevo imparato, diciamo, ad amare la moda con Roberto Capucci, grande artista, grande creatore di alta moda, e con i suoi vestiti nell'85 avevo fatto una serie che aveva suscitato all'epoca, devo dire, parecchio scalpore, no? Alta moda, fotografata su un personaggio molto inquietante, molto ambiguo, non si sa neanche quasi se sia maschio o femmina. Però questi vestiti mi avevano totalmente stregato, quindi avevo già capito che nella moda c'era qualcosa che poteva anche molto interessarmi, molto piacermi, che era un campo, un territorio dove potevi comunque esprimere, no, delle cose che avevi dentro, no? Yeah, what's good when you go this way, it's like a way to go, yes. Then you, yeah, exactly. C'è stato un momento in cui hanno cominciato a occuparsi di moda i grandi artisti, e da questa cosa la moda è diventata in un qualche modo arte di per sé. E più il tempo che pensi a come allestire un set in termini di minimalismo, quasi come fosse un'opera d'arte, che non l'idea di uscire per strada, la modella che fa delle cose. Poi certo, queste foto si fanno ancora, ma se tu le guardi attentamente hanno un connotato molto diverso di quelle di 10, 15, 20, 30 anni fa, dove il mondo è amalgamato alla moda. Invece adesso la moda domina sul mondo. Non si può non fare. Lui così già mi piace di più. Credo che non debba essere così per bene. Controllami il fuoco su di lui. Ok, now let's try to get against the wall, like more, yeah, the picture like more simple, more real. A little bit back. Yeah, yeah. A little bit back, I see the shoes better. Ok, stop, stop like this, yes. Great, great, you're doing well. Maybe you turn my way a little bit more the body. Yeah, great, like this. Qui con la luce giusta è più bello, no? Hai la luce, guarda, hai l'ombra meravigliosa. Tanta roba. Io sono cresciuto neanche in periferia, alla periferia della periferia. Alla periferia di Cernusco sul Naviglio, ai confini con Pioltello, un quartiere proprio dormitorio, veramente disagiato.
Io ero praticamente così quando ho fotografato lui. Credo che la mia salvezza sia stato che io sono andato a fotografarlo, cioè questo scarto mi ha portato fuori da qua e mi ha portato a salvarmi un po' la vita, perché l'inizio degli anni 70 questo era un posto estremamente particolare, estremamente pericoloso. Questi ragazzi non ci sono più, hanno avuto, io lo so, vite e morti assolutamente travagliate. La mia prima fotografia è una fotografia di reportage. All'epoca il reportage era l'unica fotografia che potevi immaginare. Infatti dopo questo lavoro qui ho fatto un altro lavoro su tre miei amici che abitavano a Quarto Giaro, cioè un'altra periferia. Questa è la periferia est, Quarto Giaro periferia ovest di Milano, e quindi qui c'era un pochino anche l'influenza di una certa fotografia americana di reportage, però un po' spinto, no? Quindi con il flash, quindi meno alla Berengo Gardin, per intenderci. A scuola ho conosciuto la fotografia di William Klein, io ho aderito immediatamente perché mi piaceva tanto questa idea che il fotografo non documenta, come non so, Cartier-Bresson di nascosto un evento, ma irrompe. Italo Lupi, grande art director, quando vide il lavoro su Quarto Giaro lo pubblicò a rischio della sua carriera, perché a momenti lo licenziano, su tipo 28 pagine su Abitare, quindi la storia di tre ragazzi di Quarto Giaro, della loro vita, delle loro aspirazioni, delle loro difficoltà, pubblicate in modo estremamente estensivo su Abitare. Prodai, dopo una piccola gavetta, ad Amica, e lì incontrai un altro grande personaggio che è stato fondamentale per la mia storia, che è Paolo Pietroni. Mi dice: Tony, adesso tu sarai ritrattista. Sì, benissimo, bene così, bene così. Bene così, sì. Fermo. Ah, eccezionale. Quando Pietroni mi dice tu sei ritrattista, capisco che non posso più andare avanti con la Nikon a fare una foto estemporanea. Devo cercare di fare una foto definitiva. Nella mia idea io vado a fare la foto definitiva di quel tizio lì. Quindi eleggo il banco come mia macchina assoluta e inizio a fare tutto con quella macchina lì. E inizio una lunga stagione che dura dall'inizio degli anni 80 fino agli anni 90, diciamo per una decina d'anni, a portarmi in giro questa macchina a soffietto e a fare questi ritratti che io definisco da una parte definitivi, da un'altra parte letterari. Perché letterari? Questo qui è un esempio, questa foto dell'Agnelli. Per me ogni punto, diciamo, di questa foto racconta lei, cioè non è solo puntata su di lei. Mi piaceva fare una composizione in cui cercavo di inserire tutti gli elementi che potevano concorrere a dire qualcosa di quella persona. La mia grande fortuna è stata proprio di venire dalla strada, perché nella strada non c'è nessuno che è più grande di te. L'idea di grandezza è un concetto borghese che io non ho mai avuto, e questo nel ritratto mi ha aiutato molto a non essere mai, diciamo, succube di un'idea sociale del personaggio che avevo davanti. Io mi vedevo come un killer, cioè io stavo in studio, suonava il telefono,
Ok. Il killer non vuole neanche sapere chi è. Deve solo capire come, dove, fare il lavoro il più in fretta possibile e andare a casa. Mentre con la Nikon tu vai a cercare delle cose, qui arrivi e decidi che lì ci va una lampada, lì ci va il personaggio. In pratica il personaggio lo infilavi in una tua idea. Siediti un attimo, Mimmo, che ti faccio vedere, che secondo me è stupenda. Esatto. Bellissima. In quei tempi, Pietroni, Amica, ma in generale l'editoria del tempo, pubblicavano ritratti di persone al di là che queste persone stessero vendendo qualcosa. Quindi Pietroni, che aveva una grande passione per l'arte, mi mandava molto volentieri a fotografare artisti. Devo dire che quegli artisti forse sono gli unici soggetti con i quali io poi in una qualche maniera ho costruito delle relazioni, diciamo, un po' più forti e che sono magari durate nel tempo, come per esempio con Mimmo Paladino. Prova a metterlo qua il quadro, che è ancora più distante. Ok, aspetta, senza che cambiamo quasi niente, solo la testa un pochino meno frontale. Esatto, vediamo. Proverei a togliere la giacca. Sì, bene, bene, anche senza giacca. Sì, così. Allora, attenzione, mento un po' più su. Sì, così. Fermo. Sbatti gli occhi una volta. Vai. All right, fantastico. Wow. Questa qui è la prima foto che ho fatto a Mimmo nell'83. Qui lui sta scoppiando proprio. La transavanguardia, quindi New York. Sta veramente venendo fuori il top. E questa qui è la foto invece che abbiamo fatto quest'anno. Il senso del mio ritratto è sempre che io e lui eravamo lì insieme. Io non saprei definirlo meglio. Non c'è da dire no, ma lui con la foto ha svelato la sua anima, con la foto ha svelato il suo contesto. No, alla fine io ho semplicemente detto che io e quella persona ci siamo incontrati. Fine. Questa è una foto di Paninari, è un servizio che feci per Amica, fotografando un po' le tribù, le bande giovanili di Milano. No? Questo è 74, a una manifestazione per il divorzio, e questa qui, 84. Queste non sono due fazioni politiche, non è che questa è di sinistra e questi sono di destra. Questo è un cambio del mondo. Tutti questi giubbotti, tutta questa roba è moda. Negli anni 90 c'è un ulteriore grande cambiamento. Inizio a fare ritratti per Vogue, cioè passo da Amica a Vogue. Non è un cambiamento da poco, un cambiamento fondamentale, perché per Vogue non conta più chi c'è nella foto, ma conta che chi c'è nella foto sia Vogue.
quindi non andiamo più a fotografare Mimmo Paladino o John Malkovich come uomo, ma come icona di un mondo esclusivo, elitario, alla moda. Qui abbiamo un servizio con Silvestre Stallone, vestito interamente da Versace, fotografato nel cortile di casa di Gianni. Quindi, diciamo, certo che è Stallone, non è che sia un altro, è che le premesse e il contesto in cui questa foto finirà è completamente diverso. I tempi cambiano, l'approccio ai personaggi cambia, i personaggi sempre più vengono fotografati nelle riviste perché funzionali a un prodotto da vendere, un prodotto da promuovere, e la fotografia si piega, no, a questa necessità. Sei bellissima. Fantastica. Je veux être seul. Reste là, toi ta gueule. Je ne peux pas me calmer. Laisse-moi t'embêter. Allora, chiamiamo i nostri musicisti. Attacco? Sì, attacca, attacca. Bene ragazzi, e poi adesso suoniamo. Dai che l'attacco era figo, vai, vai così, vai così! Bene, 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 bene! Il problema è che non è la luce, io ne sono assolutamente convinto, perché questa luce su di loro vedi che va benissimo, su di lei diventa proprio bella. Cos'è il problema? Tipo che sembro troppo Barbie doll? Devo essere più rock? Gli dobbiamo dare un atteggiamento che poi glielo diamo magari anche nella foto. Ma è per quello che io dicevo che mi vedevo più a loro una roba tutta sbavata, tipo il nero che esce, che cola un pochino. Qui io mi immaginavo una roba molto più carica, io volevo fare David Bowie, figurati. Ma volevo mettermi, ma fategli fare, volevo David fare l'occhio Bowie glitter, tutto sì, pieno di, ma facciamogli fare David Bowie. È rock, giusta. Bella. Io in quell'epoca avevo iniziato a fare moda, cioè la scattavo in realtà già da un po', ma sia a livello personale sia a livello professionale verso la metà degli anni 90 vado in crisi, non voglio più fare le foto in moda come le fanno tutti, voglio farle quadrate. Detto così suona veramente anche ridicolo, mi rendo conto. Se ci pensi, il verticale, la foto verticale sul giornale inquadra perfettamente una persona, ma tu non vedi tanto, ok, di lato di questa persona, quindi parli strettamente di lei. Il quadrato ti dà tutto un altro pezzo di inquadratura dove tu puoi raccontare tante cose. E io inizio a raccontare la moda come un mondo di relazioni, non come un mondo di relazione tra me e la modella, ma a documentare la moda come un mondo di relazioni tra persone e tra persone e il mondo, di cui io sono testimone. Ma dentro questo quadrato c'era il bisogno di tornare a qualcosa di, a una poetica, diciamo, intima, no? E per fare questo, naturalmente, torno alle mie origini, alla periferia, no? Perché io ormai è ritratto, è Moravia, è Gianni Versace, forse mi ero un attimino dimenticato da dove venivo. Approdo alla periferia con un occhio un po' più distaccato, diciamo, no? Però con sempre questo piacere di ritrovarmi in un territorio mio dove io mi sento vivo e mi ricostruisco
un portfolio di 10 foto, buttando via anni di lavoro nella moda. I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? Abbastanza casualmente ad Arles incontro Peter Lindbergh e gliele faccio vedere queste 10 stampe e lui dice: ma queste foto mi ispirano, sono bellissime. E dopo c'è anche una, tutta una teoria sul fatto che lui lo dice a tutti, così in 10 minuti ti togli dal cazzo. Comunque io invece ci credo e con queste 10 foto vado in America, vado a New York, deciso a riuscire o fallire. Io ho iniziato, ho lavorato 5-6 anni in America, moltissimo, e qui davvero comincio a stare bene nella moda. Comincio veramente a stare bene. Quando poi, all'inizio degli anni 90, quella famosa crisi di cui abbiamo parlato, non era una crisi così, oh Dio, le voglio fare quadrate, diciamo che aveva forse delle componenti più forti, come spesso succede, personali. Quindi ho incominciato, diciamo, un percorso di psicanalisi che è durato circa 4 anni. Andavo dal mio analista e raccontavo di me. E più questo processo andava avanti, più mi rendevo conto che io gli portavo delle immagini. Queste immagini io per forza le avevo fatte. Ho cominciato a pensare che dovevo fare parallelamente alla mia analisi un'analisi di quello che io avevo fotografato. E ho cominciato a cercare le foto. Che poi sono finite in questo libretto che si presenta in modo estremamente dimesso. Non a caso in copertina porta un labirinto, no? Perché il labirinto è proprio l'immagine perfetta del meandro del tuo inconscio, no? Contiene tutte le immagini della mia infanzia. Ci sono le fotografie, non so, di mia madre, di mio fratello, della mia prima fidanzata. C'è un mondo interiore, no? Ero molto interessato dall'idea che la fotografia fosse in grado di mostrare l'immostrabile, cioè quel filo invisibile che lega le persone. Tutta la mia moda verso la fine, verso gli anni 2000, è profondamente permeata da questi aspetti interiori, perché pur presentandosi come una fotografia di moda tout court, si nutre di elementi che sono evidentemente non reali. Questa foto delle macerie è una foto molto importante per me, perché è indubbiamente, impeccabilmente una fotografia di moda, però su una montagna di macerie. Non voglio neanche spiegare cosa significa, tutti noi lo capiamo, capiamo che cosa sono per noi queste macerie, no? Ho cominciato a capire che la fotografia aveva un potere curativo straordinario. Cioè la fotografia è una grandissima medicina. La fotografia ti parla della tua malattia, ma parlandotene la rende visibile. Step one, wake up. Now open your eyes, now flip to-
open the blinds now, never mind. Oggi io non sono più quello di 30 anni fa, ma insomma intimamente sono ancora quella cosa lì, no? E il fatto di vedere che la mia foto è in grado di rispecchiare questo me che è là dentro, è lo scopo di tutta la faccenda. Yeah.